Ciao, ben ritrovati sul canale del Dallas Club. Quest'oggi portiamo un contenuto diverso, portiamo un gioco chiamato Zombies Royale, un gioco online multiplayer in 2D che si richiama fortemente al celebre Fortnite. Scopo del gioco è lo stesso, ovvero si viene catapultati in un'arena che si stringe col passare dei minuti e lo scopo è eliminare tutti gli avversari finché non si rimane gli unici sopravvissuti. Ci sono diverse armi che si possono utilizzare, armi di varia potenza e vari colori. I colori stanno a stabilire la forza, la potenza di queste armi. Le rosse sono le più potenti, poi abbiamo le gialle, le viola, le blu, le verdi e infine le bianche che sono le più deboli. Di armi ce ne sono di tutti i tipi, dalle pistole, ai lanciafiamme, ai fucili di precisione, alle mitragliette, abbiamo proprio di tutto. È un gioco con come protagonisti degli Stickman in 2D. È divertente, ci sono diverse modalità, quella in solo che adesso andremo a provare, quella in due per due giocatori, in squadra per quattro e poi ci sono degli eventi speciali, in questo caso abbiamo i superpoteri, ma ci sono anche gli eventi come ad esempio gli zombie, da qui il nome del gioco, o anche la sfida delle armi, come se fosse un Call of Duty ad esempio. Detto questo, spiegate brevemente le regole, ci vediamo in partita. Eccoci qui in lobby pronti per partire. Le ultime indicazioni. In basso a sinistra abbiamo la vita del personaggio in verde e in rosa. Quella in rosa è quella dettata dall'utilizzo degli scudi. In alto a destra abbiamo la minimappa con il numero di kill, il numero di personaggi secondi che ci sparano dalla chiusura della safe. In basso a destra gli slot delle armi. Partiamo e ci buttiamo a capofitto per cercare di fare il maggior numero di kill. Diciamo che all'inizio non è. Il pompa all'inizio devo dire che non è male. Mai andare nell'acqua. Si rallentano proprio i propri movimenti, quindi sei destinati a lasciarci le penne. Questo adesso è molto favorito invece rispetto a me perché ha un'ottima arma. Però era abbastanza nabbo. Solo che adesso noi siamo a disperata ricerca di qualche scudo, di qualche medkit, perché con 23 di vita, signori, si va veramente poco in là. Mi dispiace, ma sarò costretto a fare il giro lungo. Ci rivediamo quando succede qualcosa. Ah, è già successo qualcosa. Si è buggato qua. Si sono buggate le armi. Fantastico. Ci sta. Proprio quando registro. Meglio così, dai. Comunque abbiamo lo slot numero 3 che serve poi il secondo da sinistra che non va. Spettacolo, scusate, ma non potevi esimermi da tentare di recuperare. No, penso però no, però, cioè, è finito nello slot 2 3 quarti. Un po' come andare a Hogwarts, devo dire. Invece del binario abbiamo lo slot 7 3 quarti. Sì, però così è abbastanza ingiocabile, eh. Io come faccio? Scusate, ma. No, oh, che cazzo sei? Questo è matto. Non dovrebbero inferire su di me queste persone. Ma no, adesso non mi dire che non posso neanche spostare le armi, eh. Ok. Ah, bene, giocheremo con solo le ultime due slot. Qui c'è qualcuno. Perché devi giocare così? Dimmelo. Che non fa bene a nessuno nascondersi. Quindi tu vai qui, evidentemente.
Abbiamo trovato un fucile di precisione. Almeno adesso vedremo tutto più chiaramente. Anche se in queste condizioni, sinceramente, andiamo un po' in là. Questo è meglio, però. E qui c'è qualcuno qui dentro, senz'altro. Esatto. Ma sai cosa ti dico? Io ti lascio lì. No, che non ti lascio lì, dai, ti vengo a prendere. Ma il fatto, vale la pena secondo voi andare a coppare uno così? Non aveva niente. Adesso rimango magari anche invischiato. E lo sapevo, il bug. Un altro. Qui c'è qualcuno. Devo andare sicuramente a prendere quel drop. È l'unica chance che ho per recuperare della vita a sto punto del gioco. Se c'è qualcuno che si ammazza nel frattempo, non sarebbe una cattiva cosa. Sembra che mi lasciano campo libero, però il problema qual è? È che adesso, come mi recupero le varie armi, che non ho gli slot disponibili, addio mio. Bene, abbiamo recuperato una bellissima arma. Basterà per portarci alla vittoria da mezzi buggati? Se troviamo qualcuno con il cecchino leggendario, siamo... Ho sentito un rumore in ritardo. Cioè, lagga tutto oggi, cosa sta succedendo? O c'è qualcuno? Sì, vedi. Avevo capito male. C'è qualcuno allora. In realtà ce n'è solo uno. Ah, siamo uno contro uno. 10 kill per ora. Siamo al duello. È fatta. E andiamo. Il Dallas Club continua a trionfare, signori. Continua a trionfare. 11 kill, vittoria un po' busona, diciamo, alla fine, però ha ripagato degli sforzi, soprattutto del grandissimo bug che abbiamo riscontrato durante il gioco. Quindi a sto punto direi di chiudere così il video, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, grazie, buon proseguimento.